Siamo qui nel centro storico di Napoli, all'interno dell'Istituto Regina Coeli, un istituto fondato nel 1812 da Suor Giovanna Antida, che è appunto poi la fondatrice delle Suore della Carità. E oggi queste suore collaborano attivamente con insegnanti laici per un progetto educativo dedicato appunto all'istruzione e alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. E oggi qui ci sarà tra poco, inizierà tra poco un convegno, oggi che è la giornata della memoria delle vittime della mafia, oggi 21 marzo, ci sarà appunto un convegno per ricordare queste vittime e per ricordare che il ricordo è fatto non solo di amore ma soprattutto di impegno. La professoressa Angela Procaccini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Paritario Regina Coeli, che è qui in questa bellissima struttura nel centro storico di Napoli, una scuola che ha più di 300 alunni, è un istituto comprensivo, quindi alunni di varie fasce di età, dove fervono tantissime attività. Quali, Presidente? È dunque una scuola che vuole formare i bambini vanno indirizzati nel tempo giusto, come l'albero, e formare sia non solo culturalmente, didatticamente, ma anche umanamente. Ci teniamo molto a questo. Oltretutto è un istituto di stampo cristiano. Le Suore della Carità erano quelle, appunto, sono quelle che ancora gestiscono la fondazione, e la carità per noi è fondamentale, quindi principi di solidarietà, di amicizia, di collaborazione, di attenzione ai ragazzi in tutti i sensi, ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, ragazzi con problemi psicologici, ai quali noi pensiamo con una cura particolare, una cura attenta e con monitoraggio continuo. Bene, anche oggi appunto nell'ambito di questa vostra attività molto fervida siete presenti con un evento, un convegno, oggi che è la giornata appunto della memoria delle vittime della mafia, voi avete organizzato questo convegno. Vogliamo dire qualcosa, Presidente? Dunque, in questa mattina noi celebreremo la giornata della memoria non solo, ma anche dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie. È ormai una consuetudine dolorosa, sono anni che l'Associazione Libera vuole ricordare. Abbiamo il grande Don Luigi Ciotti, che mi è stato molto vicino, perché in questa circostanza io mi trovo in una duplice veste. Ho voluto che per la prima volta che nella mia scuola si parlasse della mia vittima, perché io purtroppo sono la mamma della seconda bambina uccisa dalla mafia, dalla camorra in questo caso, Simonetta Lamberti. Allora ho voluto, dopo tanti anni, ho voluto che i miei ragazzi in una fascia di età nella quale sono ancora in formazione, quindi è molto importante che adesso loro capiscano cosa può creare questa piovra deleteria della mafia, vedendo appunto la loro preside, a cui sono molto legati, in veste di mamma di vittima innocente, perché la mia bambina aveva solo 11 anni di età, quindi la loro età, capiranno che queste vergogne non sono certamente proficue. E mi diceva che l'associazione appunto ogni anno, oggi appunto, è presente in maniera contestualmente, è presente su vari territori, ognuno si organizza in maniera diversa per far sì che il ricordo e l'impegno, come diceva lei, non svanisca. Sì, difatti io stamane sarei dovuta essere a Salerno, perché la mia bambina venne uccisa a Cava dei Tirreni e c'è lì appunto il corteo di Libera, ma io ho preferito essere più presente qui nel mio contesto con i miei ragazzi, ai quali do tutta me stessa, perché diciamo il segno della mia opera è l'amore. L'amore con la A maiuscola, in cui si dà senza sperare di ricevere molto in cambio. E forse questo è l'unico modo per strappare e togliere questi ragazzi al pericolo del territorio e quindi a che diventino vittime e protagonisti a volte di questa dura realtà quale la mafia. Certo, loro devono capire che il rancore, l'odio non porta niente di buono, mentre invece l'amore a lungo andare
può portare qualcosa di buono, ma ci vuole molta tenacia e molto sacrificio. Io le chiedo scusa se le faccio questa domanda ora, ma leggendo la sua commozione, che è viva, perché penso che è un dolore che non si potrà mai cancellare, lei ha mai pensato, ecco, visto che ha parlato anche di amore, ha mai pensato agli assassini della sua bambina con astio, con rancore, oppure ha pensato a dove saranno ora e che fine avranno fatto? Le confesso che io non ho mai pensato agli assassini di mia figlia, mai, perché il dolore della perdita supera qualsiasi altro sentimento. Per me odiare non significa niente, perché non porta a niente. Solamente 2 anni fa, 30 anni dopo la morte della mia bambina, uno dei partecipanti al comando che ne ha segnato la fine e che era già in galera, per altri motivi, ha avuto un ripensamento, un rimorso, e quindi ha confessato, ha chiamato il procuratore di Salerno e ha voluto confessare di aver fatto parte di questo comando, ma di non aver ucciso lui direttamente Simonetta. È stata un'altra ferita, una ferita ancora più lancinante, perché si è riaperto tutto. Ho dovuto presenziare a questa udienza a Salerno e ho dovuto vedere questa persona, che poi in realtà, le assicuro, mi faceva quasi tenerezza. Vi siete guardati negli occhi? Io sì, l'ho guardato, lui abbassava lo sguardo, però alla fine dell'udienza, lui era chiuso nella gabbia dei detenuti, sì. Lui ha chiesto a Don Luigi Ciotti, questa persona straordinaria che era venuta di proposito da Torino per essermi vicino, ha chiesto a Don Luigi Ciotti di potermi parlare a conclusione dell'udienza, e difatti poi Don Luigi mi ha chiesto e lui è uscito da questa gabbia, aveva un foglietto tra le mani, leggiucchiava, non sapeva come parlare, abbassava gli occhi in continuazione, insomma mi voleva chiedere perdono, e io gli ho detto: ma non ti preoccupare, io ti perdono, perché tu allora potevi essere un ragazzino, perché adesso avrà un 52-53 anni, quindi doveva essere proprio un ragazzino che non sapeva nemmeno quello che faceva. E la conclusione di questa udienza è stata veramente incredibile, un abbraccio fra i pianti. Sono con la professoressa Anna Robustelli, che è tra le persone che hanno organizzato oggi questo convegno. Ha collaborato lei? Ho collaborato con la professoressa Procaccini nella scelta delle letture, eccetera, e sono qui intanto in veste di collaboratrice, ed è una cosa che è abbastanza consueta nella nostra vita, ma soprattutto perché esiste un legame affettivo con la professoressa Procaccini, che ci vede unite da parecchi anni, e quindi è stata proprio lei a chiedermi la mia presenza qui per aiutarla. Soprattutto per condividere l'emozione. Soprattutto per condividere per condividere le emozioni, che ovviamente sono molto profonde, e quindi sono qui. Data la tematica e data la vicenda personale di Angela, che è una vicenda non da poco. E però anche lei mi diceva prima, quando ci siamo conosciute, che spesso vi incontrate, perché sono tante le cose che fate, tantissime, non so come riuscite a farle tutte. Ci incontriamo spesso, lei praticamente è un vulcano, io abbiamo condiviso esperienze di lettura con gruppi di studenti, ma da tanti anni, cosa che facciamo da tanti anni, e abbiamo avvicinato gli studenti a personalità della letteratura contemporanea di grande rilievo. Inutile citare i nomi, ma insomma i ragazzi hanno fatto esperienze importantissime. Quindi questo nostro amore per gli studenti, diciamo che è stato inizialmente il collante di questa vicenda che ci ha viste collaborare, insomma. E a mano siamo partiti da questo, a mano abbiamo stretto, per così dire, questo rapporto, che è più un rapporto di condivisione di sentimenti, va bene, che abbiamo scoperto nel tempo, perché nel tempo ci siamo resi conto del motivo per cui avevamo questa grande, come dire, voglia di lavorare con i ragazzi, portarli avanti in un certo modo, far fare loro delle esperienze, far trascorrere anche un pomeriggio insieme a degli scrittori, piuttosto
che diversamente, come molti non diciamo ragazzi, altro. Come ragazzi fanno. Oggi lei ha proprio una parte attiva perché leggerà delle poesie, dei brani di poesie, di quale autore? Sì, leggerò brani di poesie di Angela, alcune inedite, altre no, va bene? E sintetizzerò l'evento che ha praticamente distrutto la sua vita, nella quale lei però ha subito ritrovato, subito, con un grande sforzo, ha ritrovato la forza per andare avanti. Come diceva prima, con amore ma soprattutto con l'impegno. Con l'impegno, e l'impegno, cioè anche queste giornate, ad una visione un po' superficiale potrebbero apparire come giornate della consuetudine. Noi non le viviamo così. Non le vive così Angela, non le vivo così io, non le vive così nessuno che abbia, una veste di educatore. Non sono giornate superficiali, inutili, sono giornate nelle quali noi ancora una volta portiamo avanti quello che è la nostra professione, missione, io dico. Però dico sempre prima professione, perché è quello che vale di più. Far capire ai giovani che esiste un impegno che non è soltanto quello della denuncia, ma è un impegno legato al processo di educazione attraverso il quale ciascuno si forma. Quindi dire queste cose ai ragazzi significa fare sperare, no? Che loro poi si rendano conto che non bisogna soltanto contare sugli altri, ma educarsi ed agire nella legalità. Sono con Suor Maria Franca, che appartiene all'Ordine delle Suore della Carità, che sono appunto qui a Regina Coeli, ed è abbracciato questa fede, questa visione. Da quanti anni, suora? 55. 55. Lei non è napoletana, di dov'è? Sono di origine pugliese. E oggi possiamo dire, voi siete parte attiva di questo, molto molto attiva nel progetto educativo qui al Regina Coeli, ma vorrei sapere soprattutto qual è la vostra missione? La missione, così come ce l'ha consegnata la nostra fondatrice, Santa Giovanna Antida, è servizio spirituale e temporale dei poveri. Negli anni è rimasto sempre il servizio ai poveri, però andiamo sempre più confacendoci a quelle che sono le situazioni di povertà. Quelle di oggi, per esempio, noi abbiamo malati terminali, malati di AIDS, drogati, siamo in comunità di accoglienza di ragazze che non hanno la famiglia. E poi soprattutto siamo in tantissimi paesi di missione. A livello internazionale, mi diceva Suranna. Sì, a livello internazionale siamo presenti in 31 paesi del mondo. L'ultima fondazione è avvenuta in Cina, dove già abbiamo delle vocazioni, però ci sono delle suore italiane che sostengono queste giovani che hanno intrapreso la vita religiosa. Qui a Regina Coeli siete anche molte. Sì, la comunità è costituita di 50 suore, la cui età media insomma, è un po' alta, però in questi ultimi anni abbiamo accettato giovani suore provenienti dal Laos, dal Vietnam, dal Pakistan, dall'Africa, per motivi di studio, perché essendo la congregazione di origine francese e anche italiana, perché l'istituto è nato in Francia però si è sviluppato diciamo in Italia, hanno bisogno di fare l'approccio a quella che è la lingua madre per poter meglio approfondire quelli che sono gli scritti della nostra fondatrice e quindi approfondire il carisma. Bene, io vi faccio tanti complimenti per la vostra attività che qui è dedicata anche all'insegnamento. Sì, sì. Infatti la nostra scuola è stata aperta nel 1813 da Santa Giovanna Antida, però doveva essere una scuola rispondente a quelle che noi oggi chiamiamo primaria. Poi invece la scuola media e la scuola superiore è stata aperta nel 1945, è nata come scuola media legalmente riconosciuta, poi è diventata parificata, poi paritaria. Nel 1989 è stato chiuso l'istituto magistrale perché non rendeva più, l'utenza era molto parca, diciamo. E abbiamo fatto l'esperienza dell'ITC Progetto Brocca, che è durato però pochi anni. E poi dopo la chiusura del progetto Brock siamo rimasti con le classi della media soltanto,
Però 2 anni fa abbiamo fatto la fusione della scuola dell'infanzia e la scuola primaria di un altro istituto dove noi negli anni abbiamo tanto servito quella zona, la zona di Forcella, sì. E quindi oggi è costituito l'istituto comprensivo Regina Celi. Oggi è la giornata dedicata alla memoria delle vittime della mafia, delle camorre, quindi quanto è importante anche la vostra presenza oggi qua, non smentite la vostra missione. Ah no, perché certamente sono poveri, ecco, violentati, poveri a cui la vita ha fatto subire dei sacrifici enormi, il sacrificio della vita. Basta pensare a Simonetta Galimberti, che ha perduto la vita alla tenera età, diciamo, di 11 anni. È una data che noi in genere celebriamo molto, facendo un po' di catechesi, si dovrebbe dire, con i ragazzi, e poi facendo vedere anche dei film. Per esempio l'anno scorso abbiamo concentrato l'attenzione su Don Peppe Diana, un sacerdote giovanissimo di Casalnuovo, proprio per instillare nei ragazzi l'apprezzamento del dono della vita e invece il sacrificio di queste persone, che certamente saranno santi di oggi, i martiri di oggi, ma che hanno subito violenza alla loro vita. Allora, sono qui davanti a voi stamane, ma con molta emozione e molta delicatezza. Voi, bambini e ragazzi di questa scuola che ho l'onore di dirigere, conoscete la mia apertura nei vostri confronti, il mio desiderio di darvi il meglio, di comprendervi, di aiutarvi nelle difficoltà, venirvi incontro nel disagio. Sapete bene, perché ormai mi conoscete, come mi faccia piacere guardarvi negli occhi, accarezzare i vostri capelli, sorridervi e sorridere con voi nei momenti lieti, comprendervi nei momenti di difficoltà. Sapete soprattutto, perché lo sentite, quanto io vi voglia bene e soprattutto quanto pensi al vostro bene, aiutata naturalmente in questo dai vostri docenti. Io certo sono una preside un po' anomala, se vogliamo, perché non riesco ad essere rigorosa con voi. Il che, badate bene, non è debolezza, ma solo un modo diverso di educarvi, di farvi crescere, con dolcezza, amabilità, serenità e, quando è necessario, con il ragionamento fermo, ma sempre dettato dall'affetto per voi. E voi, cari ragazzi, tutto questo lo avete capito, perché avete un sesto senso e comprendete subito chi vi vuole bene. Ma stamane mi vedete in una veste diversa. Stamane non sono qui come vostra preside, ma come mamma di Simonetta. Mamma di una bambina splendida, piena di gioia di vivere, di giocare, aperta alla vita, al futuro, bionda, dolce e delicata, intelligente e sensibile, forse troppo per questa terra, spesso molto dura, molto insensibile. Come a voi, anche a lei piaceva giocare, ridere, divertirsi con gli amici, immaginare, sognare. Ma in un caldo pomeriggio di maggio, mentre rientrava a casa dopo appunto una sola ora trascorsa con il papà, venne colpita a morte in un attentato della camorra. Aveva 11 anni. Le sue, le mie, le nostre speranze finirono con lei in quel giorno. Guardate, per tanto tempo di lei non ho parlato. Un po' perché il dolore, questo dolore, è qualcosa di molto intimo, che devi vivere solo con te stesso, dentro di te, perché è solo tuo.
niente ti appartiene più del tuo dolore. Un po' perché nei primi mesi, nei primi anni, non si ha proprio la forza di parlarne, di cacciarlo fuori. Fa troppo male. E allora preferisci chiuderti, tacere e aspettare che il tempo passi. Un po' perché il dolore, dice un poeta francese di cui non ricordo il nome, è come una mandorla amara che, lasciata cadere sul terreno, dopo qualche anno fa germogliare un giovane albero dai fiori rosa, improvvisamente, meravigliosamente. Ora, solo ora, da poco, comincio a parlarne. Sento infatti questo bisogno nuovo e forte e voglio seguirlo, e lo faccio anche stamane con voi. Chi era lei? Leggo nei vostri occhi che volete conoscerla, forse proprio attraverso le parole di chi forse indegnamente le ha dato la vita. Ma le parole non possono rendere l'idea o l'immagine, perché sono sempre inadeguate a comunicare e a rendere pienamente quella che era l'essenza di Simonetta. Stamane qui con voi, in questo ambiente di scuola, ma anche di valori, di affetti, insieme a bambini e ragazzi ricchi di sentimenti e di entusiasmi come siete voi, ho bisogno di parlarne più che mai. Tante le dimostrazioni di affetto che ho ricevuto negli anni, soprattutto in quest'ultimo periodo. Singolare ve ne dico solo una mattonella di ceramica rosa con il nome Simonetta e la sua data di nascita e di morte, che fa parte dell'aquilone costruito sulla parete esterna dell'Istituto Penale Minorile di Nisida. I ragazzi che lo hanno costruito sul muro esterno si sono spesso, questi ragazzi difficili di Nisida, è una sorta di carcere minorile, si sono spesso confrontati con me sul destino e la crudeltà della vita. Forse alcuni di loro, nelle mie lacrime, hanno trovato la strada per cambiare. Parlo per riversare su di voi quell'amore che non ho potuto dare a lei. Parlo per ringraziare i vostri docenti, le religiose, i laici, che mi aiutano quotidianamente nel nostro lavoro delicato a far comprendere proprio a voi ragazzi che nella vita le difficoltà sono tante. Non posso dirvi che la vita sia tutta rose e fiori, ma sta a noi saperle superare. Parlo perché mi piace immaginare che in questa atmosfera di luce e di aria, di verde e di pace, qualcosa della piccola Simonetta, bionda e sorridente come era, continui a sopravvivere sempre. Parlo perché la memoria è importante e determinante. Mai dimenticare ciò che è stato nel nostro passato. Parlo perché anche l'impegno, difatti oggi è la giornata della memoria e dell'impegno, l'impegno di noi tutti perché tragedie di questo genere non si verifichino più, è fondamentale. Parlo perché il perdono può aiutarci a vivere senza odiare. C'è una giovane musicista tedesca che venne mutilata dalla Gestapo, la quale diceva: anche i carnefici hanno un'anima. E il nostro Papa Francesco dice: se sai perdonare, Dio perdona. Nel segno di questa frase e del messaggio del cristianesimo più autentico, anche io ho perdonato gli assassini di Simonetta. Perché il non perdonare
non mi avrebbe portato a niente di costruttivo, perché per il carnefice di Simonetta la memoria era diventata una lancia insanguinata, conficcata in un terreno desolato. Io l'ho conosciuto, uno di questi carnefici. Parlo infine perché, nonostante tutto, credo ancora nella vita e nella forza della vita e dell'amore. Vi abbraccio. Torni dal mare, ridono gli occhi lampi di giada, sei onda nell'onda, spuma di riso, ciottoli che si inseguono sulla battigia grigia, si illumina di riso e di giada il mare di Praiano e dalla rupe sovrastante ciuffi di ligustri arditi baciano il vento. Voglio guardarti nell'ora del libero mare, nel sole che allaga, tu, grondante, avvolta di leggerezza, momento di grazia, come un battesimo. Queste sono le parole della professoressa Procaccini. Io vi vedo così commossi. Vi invito soltanto a risentire queste parole, sono tutte parole di gioia, di luce, di amore, e questo è il modo in cui lei è riuscita a superare, in parte, un dolore così grande. Tutto mi sarei aspettato dalla professoressa Procaccini, ma insomma, fuorché mi invitasse a parlare di Simonetta, a dei ragazzi che più o meno hanno l'età di Simonetta, insomma, mi è capitato sempre di farlo con persone più adulte, e quindi il messaggio oggi arriva probabilmente più forte. Sono qui per testimoniare la vicinanza della municipalità Simonetta, che è divenuta proposta di intitolarne una strada. Quindi fra pochi mesi avremo una strada via Simonetta Lamberti, che testimonierà, per quanti ci passeranno, la curiosità di chi magari non poteva sapere, perché è troppo giovane, di questo angelo che qualche anno fa è volato. È volato però lasciando a noi la responsabilità, a noi tutti, di due cose in particolare, Angela. La testimonianza di una madre che ci invita, per un dolore così forte, però a non arrenderci, ad andare comunque avanti. Quindi un invito a tutti, memoria, di speranza, memoria e impegno. Di memoria, come dice Angela, perché non dimenticare il dolore è impossibile da dimenticare, però c'è l'impegno che fa sì che si tramuti in qualcosa poi di positivo. Thank you.
Allora ragazzi, questo è l'olivo di Simonetta e così come voi vedete da giornata triste è diventata una giornata felice, piena di allegria e soprattutto di impegno ad essere sempre buoni per il vostro bene in primo luogo e poi per il bene dei vostri cari. Io vi voglio tanto bene, ricordatelo, proprio tanto. Farò tutto quello che è necessario per il vostro bene, ve lo prometto. Va bene? Un bacio a tutti.